Le Final Four, la scudetto conquistata al calcio Avellino e poi la vittoria della City Gas. Però possiamo, siamo concentrati, siamo contenti, siamo felici, però oggi abbiamo vissuto una bella domenica, una domenica da doppietta. Cosa vuoi che ti dica? È andata, va bene così. Soltanto questo, è felicissimo. Molto felici, molto felici tutti quanti lo siamo, no? Quindi anche io ovviamente. Semifinale pur scudetto del calcio, qui è un passo dalla semifinale scudetto, quello grosso del basket. Non ho niente da poter dire in questo caso, vediamo che cosa succede, tutto qua. Guardando il futuro in generale aspettiamo che finiscano le due stagioni, chiaramente. Siamo già al lavoro. Novità? Lascia che ci lavoro, lascia che ci lavoriamo. Cosa ha provato in questi giorni? Cosa sta provando in questi giorni? Perché sa benissimo che in questa città quando si vince l'entusiasmo sale in modo esponenziale e oggi abbiamo visto un Pala del Mauro pieno, domenica la festa del calcio Avellino al Partenone Lombardi, si è creato il giusto feeling tra la piazza e due realtà come il calcio e il basket che mancava da diverso tempo. Provo quello che proviamo tutti quanti, siamo tutti quanti tifosi. Ci crede nel doppio scudetto? Ci crediamo da sempre, fin dall'inizio ci crediamo, continuiamo a provarci, è il nostro dovere. Venerdì ha detto Maffezzoli voglio un Pala del Mauro ancora più pieno, ancora più energico, nel senso di dare la giusta carica come è stata anche però stasera. Stasera era bellissimo, se non ci fosse stato, se non c'è l'apporto di tutti quanti, la squadra da una parte, la società anche, ma soprattutto i tifosi, non si va da nessuna parte. Ingegneri, questa squadra ha dimostrato forza di volontà incredibile, ma Maffezzoli l'ha confermato poco fa, ovvero va in campo nonostante non ha le risorse fisiche per farlo. Credo che da proprietario, da patron, faccia davvero piacere vedere tutta questa voglia da parte dei ragazzi. Fa ancora più piacere constatare che l'artefice della vittoria, sia per quanto riguarda il calcio, e sia per quanto riguarda il basket, sembra essere proprio il gruppo. Alla luce dei risultati che sta ottenendo questa squadra in questo momento, con l'ottimo lavoro di Maffezzoli, possiamo già pensare a una sua riconferma per l'anno prossimo? Si sta al lavoro per vedere gli assetti futuri. La vediamo ancora più emozionato rispetto alle altre volte. Di solito è sempre di poche parole, sappiamo benissimo, però questa volta dobbiamo un po' strappare qualche dichiarazione in più perché è anche il momento di far sentire la voce della proprietà, perché stiamo vivendo anche da addetto ai lavori un bel momento, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Più da addetto ai lavori che da proprietà in questo caso. Ingegnere, poco meno di un anno fa, era agosto, 18 agosto, roba del genere, si disse in 3 anni arrivare in Serie B, il primo step l'abbiamo fatto. Adesso c'è da fare il secondo. Dino, la palla di vetro non ce l'ha nessuno, tantomeno, so solo che dobbiamo lavorarci. All'epoca la definì una cambiale. Ecco, questo è anche peggio in questo caso, questa cosa è anche peggio. L'impegno a onorarla ci sta tutto quanto, poi vediamo.